Grande fratello, chi porterà a casa il montepremi? Ecco cosa rivelano i pronostici. Bentornati con un nuovo appuntamento con le anticipazioni del Grande Fratello VIP 2, che lunedì prossimo vedrà la sua attesissima finale. Il reality, infatti, dopo 12 puntate, tutte di grande successo, ha terminato la sua seconda edizione, portando a casa milioni di ascolti. La scorsa settimana, oltre all'eliminazione di Ignazio, anche Malgioglio e Lorenzo hanno dovuto abbandonare la casa e di conseguenza i restanti sono stati dichiarati finalisti. Oltre a Giulia, quindi, anche Daniele, Aida, Raffaello, Luca e Vivana si contenderanno il montepremi. Scopriamo insieme chi potrebbe vincere i 100.000 euro di cui 50.000 andranno in beneficenza. Cosa è accaduto lunedì scorso? Durante la diretta di lunedì non sono mancati di certo i colpi di scena. Oltre agli eliminati, in casa qualche concorrente ha ricevuto una bellissima sorpresa. Daniele Bossari, finalmente è riuscito ad abbracciare sua moglie Filippa, chiedendole in diretta TV di diventare la sua sposa. Giulia De Lellis, invece, seppur solo dietro un vetro, ha rivisto dopo circa 60 giorni il suo damante, che tramite dei cartelli, perché è frizzato, le ha dichiarato tutto il suo amore. Infine, anche Luca Onestini ha potuto incontrare suo padre, che tra le lacrime e tanti abbracci gli ha rivelato di essere fiero di lui. Adesso i fans non aspettano altro che il 4 dicembre per scoprire chi tra i finalisti porterà a casa la vittoria. Chi vincerà la 200 circonflesso edizione del GF VIP? Ormai per l'attesissima finale manca meno di una settimana ed il web già inizia a scatenarsi. Stando ai pronostici, la più votata almeno per il momento sembra essere Giulia De Lellis, molto amata dal pubblico e soprattutto sostenuta dalle sue bimbe. Le quote, infatti, la portano ad 1.90. Al secondo posto, troviamo Daniele Bossari, che negli ultimi anni è stato legato alla trasmissione televisiva Mistero e a quanto pare è seguitissimo sui social. Il presentatore, sia dalla tabella SNAI ed Eurodep, oscilla con una quota dai 2.20 ai 2.30. Al terzo posto, invece, non poteva esserci altro che Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne. L'ex Mister Italia, durante la sua avventura all'interno della casa si è mostrato sempre gentile, rispettoso ed affidabile e potrebbe essere un probabile vincitore secondo i telespettatori. Infine troviamo Aida, Raffaello e Ivana dove, ad oggi non risultano essere tra i preferiti. Al momento è tutto, non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti.